Finalmente siamo riusciti a organizzare un convegno per parlare un nostro antico sogno, che era quello di avere il riconoscimento degli ordini professionali per tutte e 17 le professioni non ordinate. La legge 3/2018, cosiddetta legge Lorenzin, e il successivo decreto ministeriale del 13 marzo scorso hanno permesso la costituzione di un nuovo ordine, quello dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, abbracciando ben 17 professioni. La storia normativa, le procedure di implementazione, i punti di forza del nuovo ordine sono stati tratteggiati all'Università Magna Grecia di Catanzaro, iniziativa accolta con favore dal rettore Giovan Battista De Sarro. Noi abbiamo dato la nostra disponibilità ad migliorare le loro professionalità facendo venire anche dei relatori da fuori e loro hanno accolto l'invito e credo faremo grandi cose assieme. Un sogno che si realizza per le professioni sanitarie coinvolte, ma soprattutto un impegno a tutela del cittadino e a garanzia della qualità delle cure per le quali è ora necessario guardare al futuro unendo idee e competenze. Quello che stiamo constatando con piacere è che questa casa comune ha delle dimensioni grandi e che all'inizio ci avevano anche un po' preoccupato, però il contributo delle professioni ci tranquillizza nel constatare che c'è una grande disponibilità alla condivisione dei percorsi comuni. Fra qualche anno riusciremo a perfezionare l'architettura istituzionale di questo neocostituito ente. Rossella Galati per l'ACNews 24.